sorprese non finiscono mai. Adesso c'è il jazz, abbiamo sentito la premiazione, tutto jazz. Adesso partiamo, adesso facciamo la festa per gli adulti, la festa per noi, certo, certo. Per stare bene noi. Bene, per incontrarci un attimino, portando avanti questa mia idea, che è quella di aprire un attimino il circolo anche ad altre attività. Attività che devono sempre far sentire bene. Lo sport, allo scopo dello sport è farci star bene, non farci star male. Cioè io faccio lo sport per stare meglio, ma ci sono altre cose che ci fanno sentire bene, non soltanto lo sport. L'abbiamo scoperto nella cultura, nel vedere la presentazione di un libro, nel vedere la presentazione di alcune opere di pittori, alcune poesie, abbiamo sentito delle poesie sulla storia del blues. E stasera facciamo jazz, che è un altro modo per dare delle emozioni, per stare bene. Ciò vogliamo unire questo, lo stare bene in generale, utilizzando sia la palestra per stare bene mediante gli enzimi, gli ormoni, e la musica per stare bene mediante altri stimoli. Ecco, due cose che stasera vorrei sottolineare, che ho sentito dal presidente. Una, quando ci si guarda negli occhi e si parla, è sicuramente la cosa più bella del mondo. Qui ora siamo insieme e telefoniamo fuori, insomma ci si distrae, non c'è più nessun rapporto. Non c'è la... ecco. Siamo arrivati a un punto, e io lo sto sentendo, che anche molti si cominciano a stancare. Certo. C'è stata un'invasione di questa informatica, sì. È diventato tutto informatizzato, non va bene. Non, io mi rifiuto da sportivo, io ho amato il corpo e continuo a amare il corpo, continuo a amare l'uomo. Non va bene, perché era partito come un qualcosa per farci stare meglio, ed invece è diventato un'alternativa a noi, e questo non può stare bene. Un'alternativa ai rapporti, un'alternativa a guardarsi negli occhi, un'alternativa a parlare, a dire la verità. Non ho mai sentito tante bugie da quando esistono sui telefonini, da quando c'è lì, non ho mai sentito, incredibile. Ma veramente, è allucinante le bugie che si sentono in giro da quando c'è questo mezzo informatico per parlare. Si può dire qualsiasi cosa senza che nessuno dica niente. Prima, se uno diceva una bugia davanti a me e lo vedevo negli occhi, un po' mi arrabbiavo. Adesso circolano cose incredibili ed è un male pazzesco per questi ragazzi. I ragazzi non sanno più scegliere tra bugia e verità, ed è la cosa peggiore del mondo. Ed è stato sottolineato questo aspetto. L'altro è di fare il proprio dovere la sera, un momento di concentrazione, dire sono felice perché ho fatto quello che mi è stato detto di fare. Insomma, io non sto dicendo niente di nuovo, questo era quello che mi insegnava mio padre, è quello che insegnava i nostri nonni, cioè non è che sono cuore diverso, non è cambiato nulla, non è vero che sono cambiati gli ideali, i valori, partire destra, se non c'è più niente, non è vero, è tutto come prima, solo che stanno cercando di imbrogliarci dicendoci che non è più così per farci passare altre notizie, ma è sempre questa la notizia. La notizia è sempre quella, dobbiamo stare in pace con noi stessi, e con noi stessi ci sta solo se facciamo il nostro dovere. Basta, tutto il resto non conta. E questo è importante, però dobbiamo guardarci in faccia davanti allo specchio da soli, perché sennò continuiamo con le bugie, perché sennò continuiamo a dire le bugie, ma in quel momento non possiamo dircelo le bugie. E allora, se noi siamo in pace con noi stessi, vuol dire abbiamo fatto il nostro dovere. Basta quello, diciamo, non è vincere, perdere, eccetera, niente. Sì, ma c'erano 200 persone oggi. Come mai c'erano 200 persone oggi qua? Come mai c'ho 270 iscritti con 500 genitori dietro? Questo discorso, e vuol dire che queste cose che dico qualcuno le apprezza, e qualcuno comincia a dire fosse vero riparlare di queste cose, e soprattutto di questi tempi che si parla di tutt'altre cose. Abbiamo visto quindi un grande entusiasmo, Giacomo, e un saluto a Guido. Guido arriva, però ce lo saluti, io voglio dire Giacomo, non ce lo dimentichiamo. Devo prima di tutto dire Giacomo e Ena, che sono Guido sta facendo la sua strada. Guido adesso si è allenato oggi, deve andare mercoledì a Marcianise per il contro la Francia, contro molto importante, è Italia-Francia, perciò si sta preparando, e
lui sta facendo la sua strada, lui mira le Olimpiadi e fa il suo dovere giorno per giorno. E io la sera lo vedo, quando sta in camera sua, dalla faccia lo vedo se quel giorno ha fatto il suo dovere. Perché se è sorridente e mi sa, quel giorno ha fatto il suo dovere. Vuol dire che ha fatto le alzate che doveva fare, il guanto che doveva fare. Il giorno invece che non è, che non sta. Io l'ho visto anche alcune volte dopo incontri vinti non essere soddisfatto. Perché non aveva fatto il suo dovere, ma il concetto del proprio dovere bisogna farlo. Comunque la rullata. Rullo chiuso. Voglio chiudere questa intervista. Rullo chiuso. È andata bene rullata. Rullo chiuso, ma sentirete dopo anche quelli a me. Dopo. Buone feste.